Allora, innanzitutto ringrazio tutti quelli che stanno partecipando. Sicuramente si aggiungeranno mano a mano che andiamo avanti. Come sapete, questo fa parte dei webinar che stiamo portando avanti con Come for Science, Come for Education in particolare. Ormai ci conoscete, abbiamo lanciato da diciamo metà marzo questa serie di webinar di formazione. Per mantenere fede un po' a quelle che sono diciamo, le nostre indicazioni come Come Collaboration, quindi grande rapporto interdisciplinare con altre discipline. Abbiamo avuto interventi di logopedisti, non solo di osteopati, quindi interventi di logopedisti. Stasera abbiamo il piacere di avere Valentino, che io conosco già da tempo, con il quale abbiamo incrociato più volte i nostri destini. Progetti, idee. Come? Progetti, idee, notti insonni. Esatto, notti insonni veramente. Abbiamo iniziato a lavorare su tante cose, abbiamo condiviso un'esperienza bellissima di Open Biomedical Initiative, tra l'altro che è stata portata in CAM a uno dei Quantum, quindi i nostri convegni nazionali nel 2016, se non mi sbaglio, per poi dopo diciamo, attivare una serie di derive, appunto anche questa qua. La realtà virtuale in medicina è assolutamente interessante e abbiamo ripreso un dialogo anche da un punto di vista di studio insieme per provare a fare una review su quelle che possono essere le terapie riabilitative in realtà virtuale e le terapie manipolative soprattutto, quindi voglio dire anche vicino al discorso osteopatico. Siamo proprio a livello embrionale, ci siamo scambiati le prime opinioni, le prime impressioni. Quindi diciamo ci prendiamo un po' di tempo per riflettere su quelli che possono essere gli outcome di uno studio che secondo me può essere veramente interessante. Oggi Valentino, che appunto oltre ad essere amico e comunque ha un dottorato in ricordami bene, neurofarmacologia, giusto Neurofarmacologia, Valentino? sì. Neurofarmacologia, ma in questa stasera ci racconta la sua esperienza come CEO di Software Studios, come vedete appunto nella slide iniziale, una realtà, una startup che diciamo tra le più brillanti, possiamo dire, lo posso dire senza piaggeria perché è vero, nel del panorama tecnologico italiano e tecnologico per quanto riguarda anche la salute. Loro si occupano, poi dopo ve lo racconterà meglio Valentino, del supporto soprattutto per quanto riguarda i bambini oncologici con il visore, la gamification della terapia, giusto Valentino? Più o meno questo Esatto, riassunto. sì. Adesso ne parlerò, approfondisco comunque, però sì, perfetto. Chiaramente l'idea è quella appunto di capire anche con le nuove tecnologie come una terapia, per esempio come la nostra, la terapia manipolativa, la terapia osteopatica, che sembra essere quanto più artigianale possibile, proprio handmade nel vero senso della parola, possa anche in qualche modo affacciarsi a queste nuove tecnologie e non essere indifferente, perché se siamo pionieri diciamo, nell'approccio terapeutico e nell'approccio clinico, non possiamo esimerci da fare una panoramica anche rispetto a quelle che sono le tecnologie che si stanno muovendo soprattutto nell'ambito salute e quindi ritagliare eventualmente anche uno spazio in questa fetta di futuro che secondo me è molto molto interessante. Prima di lasciare la parola a Valentino, per chi è presente appunto nel webinar, se ci sono delle domande o me le fate nel riquadro Q&A che trovate nella vostra barra di Zoom, nella barra sottostante, o altrimenti siccome diciamo, se volete fare delle considerazioni o degli interventi, potete anche prendere parola, basta che alzate la mano alla fine della presentazione. Rimarremo una ventina di minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, non di più, anche perché Valentino è super impegnato, come potete immaginare. Chi era presente anche nel pre-inizio avrà sentito, non voglio rubargli troppo tempo. Per cui Valentino, io ti lascio la parola e ti ascolto sempre con grande interesse e io sono qua, sono presente ma assente. A te la parola. Ciao Valentino. Vicino ma lontano. Esattamente. Allora, io ho le cuffie, se c'è qualche problema di audio basta che me lo dici, così mi adatto subito e le tolgo e assicuriamo che si senta tutto. Grazie a tutti per essere presenti qui oggi. Allora, oggi, come ha detto anche Marco, parleremo di perché la realtà virtuale può essere utilizzata nell'ambito salute e quali sono le sue potenzialità e i suoi campi di utilizzo. Ripeto brevemente chi sono e effettivamente cosa faccio. Io sono
Valentino Megale, sono un imprenditore nell'ambito delle nuove tecnologie digitali, sono CEO di Software Studios e ho un background fondamentalmente scientifico con un PhD in neurofarmacologia. In più mi occupo anche di public speaking e divulgazione di innovazione digitale. Per quanto riguarda Software Studios, la nostra creatura, la nostra startup, è una startup innovativa che opera nell'ambito della salute digitale, utilizzando in particolare le tecnologie immersive, quindi la realtà virtuale, ma non solo, e la raccolta dati, data tracking, con l'obiettivo di supportare l'esperienza del paziente durante la terapia e ottimizzare anche la routine del lavoro del personale medico. È una realtà fondata in Italia ormai da 3 anni, grazie a cui siamo cresciuti, abbiamo sviluppato il nostro primo progetto Tommy dedicato ai pazienti pediatrici e durante questi 3 anni abbiamo avuto modo di stringere delle collaborazioni, delle partnership con associazioni, fondazioni pediatriche legate al mondo dei pazienti, con ospedali sia in Italia sia all'estero, ma anche con aziende importanti, pharma e medtech, quali Merck, Roche, o percorsi di accelerazione sia in Germania sia negli Stati Uniti, come il Texas Medical Center di Houston in Texas. In più, in Europa, nel 2018, siamo stati selezionati proprio dalla Commissione europea come miglior startup in salute digitale. Quindi è un grande obiettivo che ci ha permesso di far emergere le potenzialità della realtà virtuale sullo scenario pubblico, portando questa tecnologia dal semplice mondo del gaming, dell'entertainment, a tutte le sue applicazioni, chiamiamole più serie e impegnate, tra cui appunto quella della salute. Allora, oggi sono qui per prendere in considerazione e prendere spunto dall'esperienza che abbiamo maturato sul campo, proprio per parlare della realtà virtuale in salute. E per farlo attraverseremo 3 step. Parleremo della tecnologia, parleremo della componente mente-psicologia dell'utente e del contesto di utilizzo, quindi le varie applicazioni della realtà virtuale in salute. Partiamo dalla tecnologia. Che cos'è la realtà virtuale? La realtà virtuale, se dovessimo semplificarla in un'unica frase, è una tecnologia digitale progettata per simulare la nostra presenza in un altro spazio, spazio diverso da quello in cui ci troviamo con il nostro corpo, in cui ci troviamo fisicamente. Questa simulazione di presenza, il fatto che io mi sento di essere in un altro mondo, in un altro spazio, viene realizzata grazie a delle interfacce digitali e delle interfacce hardware che sono i visori in realtà virtuale che potete vedere in foto, costituite nella loro essenzialità da uno schermo con dei contenuti video, da 2 lenti ottiche e da una serie di sensori che permettono di immergere l'utente all'interno di un mondo interamente costruito in virtuale. Fondamentalmente la realtà virtuale è una tecnologia che potrebbe essere definita protesi cognitiva. È una tecnologia fatta per il nostro cervello, fatta per coinvolgere la nostra percezione e coinvolgere i nostri sensi, non solamente la vista, ma anche l'udito, il tatto, lì dove possibile, eventualmente persino olfatto e gusto. Ci sono delle interfacce aggiuntive che si stanno aggiungendo in questi anni che effettivamente permettono di fruire in maniera multisensoriale del mondo virtuale. La tecnologia alla base della realtà virtuale è particolarmente antica. Potremmo dire che l'intera realtà virtuale si basa soprattutto su un'illusione ottica che viene chiamata stereoscopia, un principio che è stato convertito in un device, chiamiamolo così, il cosiddetto stereoscopio, da Charles Wheatstone già nel 1832. Questo dispositivo permetteva alle persone già nell'Ottocento di vedere una foto come se fosse tridimensionale, ossia dotata di profondità, con degli elementi in primo campo e in secondo campo, in primo piano e in secondo piano. E questo perché il cervello fondamentalmente prende le informazioni che arrivano separatamente all'occhio destro e all'occhio sinistro, le unisce e
permette di realizzare quella che è una visione stereoscopica, cioè una visione tridimensionale con percezione di profondità di campo dell'ambiente che ci circonda. Effettivamente, se abbiamo a disposizione un solo occhio, o guardiamo l'ambiente con un unico occhio, bloccando l'altro, coprendo l'altro, abbiamo una minore percezione della profondità di campo, proprio perché viene meno quella che è la visione stereoscopica, che ci è naturale. Ora, a partire dal 1832, attraverso tantissime iterazioni nel tempo, che sono iniziate soprattutto poi negli anni 60, con l'introduzione dei primi display, con l'introduzione dei primi headset per i propri digitali, oggi la realtà virtuale si presenta come una giungla di tantissimi dispositivi, di tantissime tipologie di visori, di Oculus, di HTC, Google Cardboard, diverse generazioni di visori che offrono un'esperienza via via sempre più performante, sempre più portatile. Pensiamo che nel 2012 i visori erano costosi, ma soprattutto erano collegati a dei computer altrettanto costosi. In 10 anni, diciamo sì, dal 2012 fino ad oggi, siamo passati dai visori tethered ai visori standalone, come l'Oculus Go, come l'Oculus Quest. Visori che non hanno bisogno di essere collegati via filo al computer, ma che ognuno di noi può indossare in qualsiasi momento, dovunque si trovi, e quindi spostarsi, immergersi in mondi virtuali. Questi visori adesso si stanno rapidamente trasformando grazie alle tecnologie del 5G, grazie a una miniaturizzazione di tutte le varie componenti che li costituiscono, ed effettivamente diventeranno dei dispositivi sempre più user-friendly, cioè dispositivi che ci potremo portare e fruire in qualsiasi momento della nostra vita, come oggi facciamo con lo smartphone. Per quanto riguarda il mercato della realtà virtuale, beh, non si parla più di un mondo, di una tecnologia hype. Già nel 2018 è stata promossa tecnologia industriale, scusate, a un mercato vero e proprio maturo, che dipende dalle evoluzioni della tecnologia, ma che ha tantissime applicazioni in vari campi, soprattutto entertainment, soprattutto gaming, soprattutto organizzazione eventi. Ma se pensiamo al mercato B2B, beh, una delle applicazioni principali della realtà virtuale è proprio quello della salute. Ora, quando parliamo di utilizzo della realtà virtuale in salute, parliamo della cosiddetta Digital Health. Digital Health, la salute digitale, è l'insieme di tutte le tecnologie digitali che possono essere impiegate nell'ambito salute, nell'ecosistema salute, per promuovere e fornire un valore significativo che spesso si traduce in ottimizzazione dei processi, riduzione di costi, riduzione di tempi, miglioramento della qualità dell'esperienza terapeutica, o addirittura abbattimento delle distanze, e quindi telemedicina e avvicinamento del paziente alle strutture sanitarie e ai servizi sanitari. Beh, la realtà virtuale può essere effettivamente impiegata come strumento di salute, perché è strettamente connessa alla nostra mente, che è parte della nostra salute. Nel 1998 l'Organizzazione Mondiale della Sanità definì la salute come uno stato dinamico, quindi non uno stato stazionario, ma un processo che cambia nel tempo, che coinvolge il benessere fisico del corpo, ma anche il benessere mentale, sociale, spirituale, e sicuramente non una semplice assenza di malattie. Ora, quando parliamo di salute, quindi parliamo di benessere del corpo e benessere mentale. E la mente, il benessere della mente, lo stato in cui ci troviamo dal punto di vista mentale, impatta profondamente la salute del resto del corpo, impatta i cicli sonno-veglia, impatta il rilascio di messaggeri chimici come di ormoni, impatta la funzionalità del sistema immunitario. Avere una mente sana determina inevitabilmente un impatto profondo su quella che è la salute dell'intera persona. Ora, il benessere della mente a sua volta dipende da quali stimoli la mente riceve dal mondo circostante, quindi dipende dalla sua percezione, e dipende anche dalle interazioni che esperienziamo ogni giorno. Quindi percezione e interazioni vanno a costituire una parte importante dei processi che promuovono o meno limitano il benessere della mente.
Uno degli aspetti importanti in questo ambito è quello dei cosiddetti loop psicomotori. Allora, tutto ha origine dagli stimoli sensoriali che provengono dall'esterno, vista, udito, tatto e via dicendo. Questi stimoli vengono elaborati a livello del sistema nervoso centrale e vanno a formare un fenomeno noto come percezione. Quindi noi non percepiamo mai direttamente qualcosa. Ogni stimolo sensoriale che raggiunge il cervello viene sottoposto a un processo di post-produzione, potremmo dire, che viene, diciamo, chiamato e definito come percezione. A sua volta la percezione genera, comunque fa emergere, delle informazioni che il cervello valuta come positive, valuta come negative, valuta in funzione soprattutto della sua esperienza passata, di tutte le stimolazioni, delle esperienze vissute fino a un determinato momento. Quindi il cervello percepisce le informazioni presenti, le confronta con le esperienze precedenti, le valuta e alla fine di tutto questo loop reagisce intraprendendo dei comportamenti motori, intraprendendo dei comportamenti sociali, oppure andando incontro a degli stati emotivi che aiutino la persona a cogliere un'opportunità oppure a diciamo, allontanarsi o evitare un potenziale pericolo. Questo loop psicomotorio è la base della nostra vita quotidiana ed è fondamentale per la nostra sopravvivenza. È grazie a questo loop psicomotorio che ci aggiorniamo costantemente a quello che sta accadendo attorno a noi. È sulla base di questi loop che la nostra mente crea, in un certo senso, un modello di quale realtà ci circonda, chi siamo noi, qual è il nostro ruolo all'interno di questa realtà e come possiamo sfruttarla al meglio per sopravvivere. Ora, questo loop psicomotorio può a sua volta essere, in un certo senso, hackerato. Se noi percepiamo degli stimoli potenzialmente dannosi, o se abbiamo accumulato nel tempo tutta una serie di esperienze negative, facilmente si possono creare delle associazioni tra stimoli e percezione che inducono nella persona delle reazioni o comunque delle strategie comportamentali dannose se non addirittura patologiche. Faccio l'esempio dei disordini alimentari. Una persona che, pur avendo un corpo normalissimo, finisce per sottovalutarlo oppure sopravvalutarlo in funzione di quelli che sono gli stimoli culturali circostanti. Questo può comportare la formazione all'interno della persona, della sua percezione, della sua cognizione, di modelli di interpretazione del proprio corpo che sono negativi. Per cui si va incontro a dei disordini alimentari, dei comportamenti che sono estremamente rischiosi per la persona e si basano su dei bias, su dei preconcetti sul proprio corpo, che non hanno basi reali, ma sono stati potenziati e affermati nella mente a causa di queste pressioni culturali circostanti. Questo vale anche per quanto riguarda il dolore cronico. Un dolore prolungato nel tempo, anche se la causa del dolore a un certo punto scompare, può continuare a indurre nella persona una falsa percezione del dolore. Lo stesso vale per l'ansia, lo stesso vale per lo stress post-traumatico. Quindi questo loop psicomotorio è tanto positivo quanto potenzialmente dannoso se partiamo da stimoli sensoriali e processi percettivi che nel tempo vanno a confermare un modello negativo o distruttivo all'interno della persona. Ora, la realtà virtuale può essere utile proprio per rielaborare, ricalibrare questo loop psicomotorio. Perché? Perché la realtà virtuale ci permette di fornire alla persona spazi e interazioni che vanno a modificare proprio i primi due punti del loop psicomotorio. Possono cambiare ciò che la persona vede attorno a sé, ciò che la persona percepisce attorno a sé con i propri sensi. Possono cambiare anche le associazioni che la persona crea vedendo qualcosa. Se la persona, vedendo un cane, o vedendo un insetto, ecco, diciamo un esempio ancora più comune, vedendo un insetto, un ragno, ha paura di quel ragno, in realtà virtuale è possibile mostrare quel ragno alla persona più e più volte, con la persona che sa che ovviamente quello non è un ragno reale, quindi ci si può avvicinare senza alcun rischio,
Tutto questo per abbattere progressivamente la paura infondata che la persona ha dei ragni, o meglio, la fobia, perché la paura ce l'abbiamo un po' tutti in generale, ma quando questa paura diventa pesantissima, tale da limitare la nostra vita quotidiana, quella è una fobia. E quindi è possibile, normalmente si fa con la terapia d'esposizione, la cosiddetta exposure therapy, si espone la persona gradualmente ad uno stimolo fino a farla abituare, fino a farle comprendere a livello cognitivo che il problema di cui ha tremendamente paura non è un pericolo. Farlo nella realtà è una cosa, perché la realtà bisogna effettivamente scontrarsi con uno stimolo reale che comporta un po' di rischio. Nel caso della realtà virtuale è possibile esporre la persona a qualsiasi tipo di stimolo e quindi risparmiare su spazi, su tempi e soprattutto permettere alla persona di affrontare con molta più calma e tranquillità un determinato problema, una determinata paura, una determinata fobia. Quindi la realtà virtuale riprogramma il modello con cui la persona interpreta il mondo circostante, i propri comportamenti, le proprie relazioni, le proprie interazioni, modificando ciò che la persona vede e le interazioni di cui può fare l'esperienza. Ora, proprio sulla base di questo, la realtà virtuale è e può essere uno strumento estremamente utile in salute. Le applicazioni sono tantissime, passano da training del personale medico, è possibile allenare il personale medico a svolgere determinate routine operatorie, è possibile educare gli studenti su quelle che sono, su quelli che sono i temi, i concetti base della medicina, in generale delle scienze della vita, ma soprattutto la realtà virtuale può essere utilizzata sia a supporto dei pazienti sia a supporto delle terapie. E adesso faremo una breve carrellata di quelle che sono le applicazioni della tecnologia nel settore. Una prima applicazione della realtà virtuale è quello dello stress management, gestione dello stress. Se lo stress, tanto per la persona extra ospedale quanto per il paziente, dipende da ciò che la persona percepisce attorno a sé, per esempio, stare in ospedale, per quanto l'ospedale possa essere bello, non è mai un'esperienza estremamente piacevole, per cui il semplice stare all'interno di un ospedale crea delle associazioni che possono deprimere leggermente la persona, quindi il suo stato emotivo, la sua motivazione, e far emergere paure e ansie. Beh, è possibile esporre la persona a degli ambienti che sono in netta contrapposizione agli ambienti che creano la tensione emotiva e psicologica. E quindi creare delle routine di stacco, di sollievo psicologico nella persona che aiutino la persona a ridurre lo stress, calmarsi, magari prendere familiarità e controllo della propria respirazione attraverso processi di meditazione, mindfulness all'interno della realtà virtuale. Questo è uno degli ambiti di ricerca più utilizzati nel settore, sicuramente uno di quelli che hanno molta validazione anche in passato. Si tratta semplicemente di aiutare la mente a rilassarsi, riducendo al minimo la distrazione e massimizzando l'immersione nel mondo positivo e rilassante. Una seconda applicazione estremamente importante della realtà virtuale è quella della riabilitazione. Nella riabilitazione sappiamo che la persona viene esposta a delle routine motorie che sono prolungate nel tempo, sono molto ripetitive e quindi anche noiose. Affinché la riabilitazione raggiunga gli obiettivi per cui è stata predisposta, è necessario che il paziente sia quanto più aderente a quelli che sono a quello che è la tabella di marcia del protocollo riabilitativo, ma molto spesso questo viene meno proprio per una demotivazione nel tempo della persona, oltre a un engagement estremamente ridotto ad ogni sessione. In più, una persona che svolge riabilitazione e lo fa solo con il corpo, ma senza il coinvolgimento della mente, vive un percorso riabilitativo che non raggiunge il massimo della sua efficacia, perché ogni programma motorio del corpo deve essere confermato, deve essere affermato anche a livello cognitivo. Allora, la realtà virtuale svolge proprio una funzione di supporto al paziente durante la riabilitazione. Perché? Perché prima di tutto permette di ridurre la noia e la demotivazione della persona, magari trasformando il protocollo riabilitativo in un percorso gamificato con un obiettivo, con delle sfide
che aumentano la motivazione della persona. Cambiando scenario da un ospedale, trasformandolo ad esempio in qualsiasi scenario pensabile in realtà virtuale, anche scenari naturali, scenari più rilassanti, la persona svolge il protocollo riabilitativo con molto più relax, con molto più engagement, con la possibilità di tornarci con piacere da una sessione all'altra. Quindi abbiamo un paziente in questo caso che segue ed è maggiormente aderente al percorso riabilitativo, più ingaggiato, più rilassato e più coinvolto anche a livello emotivo, che poi va un aspetto che va a confermare e a consolidare nel tempo l'apprendimento motorio necessario a questo percorso di cura. Come vi dicevo prima, un altro campo di applicazione fondamentale è il trattamento delle fobie. Questo è proprio il caso di cui vi parlavo prima. È un caso, o meglio, un contenuto, un'esperienza in realtà virtuale che si chiama Spiders, messa a punto da Hunter Hoffman, che è un pioniere nell'utilizzo della realtà virtuale, nella gestione del dolore, nella gestione delle ansie. In questo caso la persona aveva la possibilità di familiarizzare con i ragni non solo vedendoli in realtà virtuale, ma nel mondo reale. Lo psicoterapeuta era lì per fornire una sorta di feedback tattile, di conferma al cervello che ciò che stava vedendo in realtà, in realtà virtuale, era qualcosa di reale. C'era un giocattolo a forma, diciamo, di ragno con cui il medico toccava la paziente. Quindi si creava una conferma tra stimolo tattile e stimolo visivo per aumentare l'immersione. Ma questo viene fatto con la paura di ragni, viene fatto con la paura del volo, viene fatto con la paura del parlare in pubblico. Quindi tutte quelle situazioni che comportano fobie o paure possono essere risimulate in realtà virtuale e le persone comodamente sedute nella loro casa, sul loro divano, possono esporsi a queste situazioni tutte le volte necessarie per superarle. Un'altra applicazione fondamentale è quella della gestione di ansia e dolore. Questo è il progetto che abbiamo realizzato con Software Studios, che si chiama appunto Tommy. È un progetto in realtà virtuale dedicato in particolare ai pazienti pediatrici in ambiti sensibili e critici come l'oncologia pediatrica, l'odontoiatria, l'ortopedia, ma anche la prediagnostica. È un'esperienza gamificata, viene fornita in forma di gioco, perché il gioco è la modalità con cui i bambini affrontano naturalmente le proprie sfide, le proprie paure. Ma è anche un gioco che coinvolge non solamente il bambino, ma anche il genitore. Quindi creano delle occasioni di incontro, di comunicazione, di collaborazione tra due persone che normalmente vivono la terapia come controllore, il genitore, e controllato, il bambino. L'obiettivo finale è permettere al bambino di andare oltre le mura dell'ospedale, di andare oltre le limitazioni fornite dalla terapia e ritrovare così momenti di calma interiore, di rilassamento per ridurre sia stati di ansia, prima o dopo determinati test medici, sia la percezione del dolore, perché una delle scoperte fondamentali nell'ambito della realtà virtuale è che effettivamente grazie all'immersione in un avatar in realtà virtuale il cervello riduce tutta una serie di percezioni fisiche legate al corpo fisico, tra cui anche il dolore. All'inizio la realtà virtuale è stata utilizzata per ridurre il dolore nei poli ustionati, reduci di guerra, oggi viene utilizzata in tantissimi altri settori, tra cui anche l'oncologia. Disordini alimentari è un'altra delle applicazioni della realtà virtuale in salute. Grazie alla realtà virtuale le persone possono essere esposte a diverse simulazioni del proprio corpo, e facendo questo è possibile in un certo senso riscrivere a livello cognitivo come la persona vede se stessa. Se la persona si vede troppo magra o troppo obesa, allora è possibile riscrivere questa percezione normalizzando, chiamiamo così, in maniera sana la percezione che la persona ha del proprio corpo, evitando quindi che la persona intraprenda dei comportamenti come anoressia e bulimia che diventino alla fine patologiche, se non addirittura letali in moltissimi casi. Altra applicazione è quella della gestione dello stress post-traumatico. Lo stress post-traumatico è una condizione in cui la persona, dopo essere stata esposta più e più volte, anche in certi casi una volta, ad un determinato evento traumatico,
sviluppa una paura e fobia e ansia costante, cronica e ingiustificata nella vita di tutti i giorni, al punto tale che non ha effettivamente più la capacità di vivere una vita piena e serena a causa di questi continui ritorni di paura e di ansia. È qualcosa che accade in maniera estremamente frequente, soprattutto nei militari, nei reduci di guerra. Bene, in America soprattutto viene utilizzata tantissimo la realtà virtuale per riesporre i soldati all'evento traumatico, ricreando tutta la scena, ad esempio, di un attacco, un convoglio o di un attacco armato, affinché la persona sia capace di vivere consapevolmente un evento che sta cercando in tutti i modi di rimuovere, e rielaborare l'ansia, la tensione, la paura avuta in quell'occasione, quindi superare la condizione di stress post-traumatico. Infine, una delle applicazioni strettamente legata anche alla condizione che stiamo vivendo è quella dell'isolamento. La realtà virtuale può aiutarci a immergerci in un ambiente che ci faccia superare le costrizioni, ad esempio, di un ambiente chiuso, che può essere una persona che vive un'esperienza di prolungata degenza in ospedale, può essere un cittadino che è stato sottoposto a lockdown, come durante l'epidemia adesso di Covid, o può essere anche una persona rinchiusa in prigione, che ugualmente può andare incontro a condizioni di stress estremo. Beh, la realtà virtuale può essere utilizzata per liberare la mente di dove il corpo, per qualche motivo di salute o meno, è rinchiuso. Perché l'isolamento non è solamente una condizione della mente, è qualcosa che va effettivamente a impattare sullo stato di salute della persona, va a impattare sulla funzionalità del cervello, su tutti quelli che sono i circuiti emotivi e neuronali che possono avere poi nel tempo una cronicizzazione fino a diventare patologie vere e proprie. Bene, la realtà virtuale può aiutare le persone a superare questi stati di isolamento, aprendosi a mondi che sono più ampi, a mondi che offrono una più grande varietà di stimoli sensoriali e di interazione. Ecco, vorrei concludere dicendo che la tecnologia di realtà virtuale è qui, come tante altre tecnologie digitali, sono qui e possono essere impiegate nell'ambito salute. Quello che serve assolutamente è informare il più possibile su come funzionano, come possono essere utilizzate, quali sono i pro e i contro di queste tecnologie, affinché le persone possano effettivamente accedere alle potenzialità offerte da queste nuove soluzioni. Perché le soluzioni ci sono, i problemi ci sono, molto spesso il problema più grande è il gap che si forma tra i due. L'informazione e tutte le iniziative di educazione come questo webinar di oggi servono a colmare questo gap e ad avvicinare il paziente alle soluzioni offerte dal sistema sanitario. Vi ringrazio dell'attenzione, questi sono i miei contatti, i nostri siti, uno che riguarda Software Studies in generale, uno costruito appositamente per Tommy. Mi trovate eventualmente su LinkedIn e adesso sono pronto alle vostre domande. Grazie ancora. Vale. Eccoci. Sì, ci siamo. Okay. Benissimo. Visto che hai messo delle slide diverse dalla volta scorsa, chiaramente. Non riesco mai a mettere sempre le stesse, qualcosa devo cambiarla. Mi sembra anche giusto, se vuoi dire. Allora, aspetta un secondo che vorrei sentire un po' se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, se ci sono delle domande, sì, se volete fare delle considerazioni. Se no, al solito faccio sempre io qualche prima domanda per sbloccare un po' e per rompere il ghiaccio. Vai tranquillo. Ti ho fatto vedere qualcosa un po', diciamo, sull'aspetto neuroriabilitativo. Quello che volevo sapere, diciamo, il feedback, non ho capito se era un feedback aptico, se era un feedback, che tipo di feedback arrivava, non l'ho capito bene quando hai fatto vedere la slide di riabilitazione. Allora, nel caso della riabilitazione dipende davvero un attimo dal protocollo. Ci sono dei protocolli che restituiscono dei feedback tattili, lì ovviamente deve essere previsto nel protocollo stesso, ma nella maggior parte dei casi il protocollo riabilitativo di base viene semplicemente arricchito da un'immersione nel mondo virtuale di quello che la persona fa in una palestra, ad esempio.
Questo per rendere la palestra più variegata dal punto di vista sensoriale, oppure per convertire quello che è un movimento ripetitivo in qualcosa che ha un obiettivo. Per esempio, prendi la palla, evita questo non so, questo bolide che ti sta arrivando addosso, cose di questo genere. No, si trasforma un movimento in una serie di gaming. Domanda di Mauro Raschini, questa è una domanda più da GameStop. Allora, io uso Oculus, ma sinceramente non trovo molti programmi o app interessanti. Voi cosa usate? Allora, noi utilizziamo Oculus Quest in questo momento e Oculus Go. Una cosa che posso dire è che sinceramente adesso non esiste solamente lo store di Oculus, ma esiste uno store che si chiama SideQuest, dove effettivamente ci sono dei contenuti indie, indipendenti, dove effettivamente ognuno può progettare la sua esperienza e pubblicarla. Quindi ci sono meno regolamentazioni e meno costrizioni rispetto all'ambiente Oculus, e questo è un bel vantaggio, nel senso che Oculus ti assicura sempre la qualità, però c'è quella repository di contenuto indie dove è possibile sperimentare in maniera più libera, e lì si trovano molte applicazioni, cioè se ne trovano sempre di buone. Un'altra domanda che ti faccio io, Vale, se tu hai esperienza. Un lavoro, per esempio, chiaramente nei paper che ci siamo scambiati ci sono molti recuperi anche da TIA, ictus, eccetera, eccetera. Sì. Un lavoro, per esempio, speculare è possibile da sviluppare in realtà? Cioè, mi spiego, sì. Al netto di lavorare con appunto un sensore che ti dia non solo il joypad, no, anche il joypad stesso. Se io lo voglio trasferire, diciamo, la mobilità nel mondo reale in un arto e nel mondo virtuale sull'altro, quindi sviluppare un po' quello che si usa come arto fantasma o la terapia. Sì. Questo era uno spunto sul quale volevamo ragionare anche in fase riabilitativa. È una cosa che dal punto di vista proprio di programmazione fattibile o crea dei casini non indifferenti? No, è fattibile. Ci sono degli esperimenti fatti con l'arto fantasma e con l'inversione appunto delle parti del corpo, tra l'altro da Mel Slater, che lavora molto sulle tipologie di avatar in realtà virtuale. È assolutamente possibile. La realtà virtuale è una grande occasione per sperimentare con i loop psicomotori, come dicevo prima, quindi puoi davvero ricreare qualsiasi tipologia, non solo di ambiente, ma anche di avatar. Puoi effettivamente viene chiamato in inglese embodiment, quindi incarnazione, chiamiamolo così. Puoi incarnare la persona in qualsiasi tipologia di avatar e sperimentare come il cervello elabora queste tipologie di avatar, cambiando disposizione delle mani, cambiando dimensione, cambiando tipologia di mani, corpo, eccetera. E come la percezione di se stessi si riflette sui processi cognitivi della persona, sia per motivi di riabilitazione, sia per motivi sociali, eccetera. Senti, quanto invece la veridicità di un ambiente, ma anche appunto in questo caso anche dell'avatar, influenza l'esperienza? Allora, non è tanto importante avere dei avatar o ambientazioni realistiche come lo intendiamo noi. Quello che conta in realtà virtuale è la coerenza percettiva, cioè l'esperienza che tu, diciamo, di cui tu fai l'esperienza, che tu percepisci con i tuoi sensi, deve riflettere quanto più possibile le modalità con cui noi percepiamo nella vita quotidiana e nel mondo circostante. Banalmente la fisica. Com'è? Banalmente la fisica deve essere una... Banalmente la fisica. Più che la fisica, perché tu potresti anche vederti volare all'improvviso attorno, no? Però effettivamente è fondamentale il tracking, per esempio, della testa. Se tu ti sposti in una direzione o nell'altra, ci deve essere la persistenza del mondo. Se questo non viene percepito, e si creano per esempio i famosi lag, no? Perché non c'è un refresh continuo della scena, il cervello va in panne. Se c'è un mismatch sensoriale, se il cervello non percepisce quel mondo come lo fa nella vita quotidiana, o capisce che è una finzione, per cui si perde di immersività e di presenza, o stiamo male, quindi andiamo incontro a cyber sickness. Quindi tu potresti anche creare un ambiente perfettamente low poly, quindi non viene visto come realistico, ma molto giocoso, ma se restituisce bene tutte le modalità sensoriali, il cervello pensa che quello sia reale per lui. Noi, a livello di consapevolezza, sappiamo che non è reale, ma il cervello reagisce. Per cui se io ti prendo e ti butto dal burrone in un mondo low poly,
tu cominci a sudare freddo, il cuore a battere più rapido o ad avere eventualmente nausea, perché il cervello reagisce. Senti, da un punto di vista di, diciamo, analisi, mettiamola così, quali sono secondo te, appunto come dicevi prima, tutti i dati medici o comunque i dati clinici più significativi da valutare? Allora, i dati, per quanto riguarda la reazione del corpo, chiamiamolo così, no? Al mondo virtuale, beh, c'è tutto il profilo biometrico della persona che va dalla frequenza cardiaca alla frequenza respiratoria, quella che è la pressione. Quindi molto spesso si associa la realtà virtuale a tutta una sensoristica addizionale di grado biomedico. Poi c'è tutta la parte strettamente psicologica, quindi la possibilità di valutare come la persona ha gradito, se ha gradito l'esperienza, se ha avuto paura, se ha percepito più o meno dolore. Lì parliamo di tutto l'ambito del questionario psicologico. Quindi diciamo che ci sono questi due aspetti, la profilazione biometrica e la profilazione cognitiva psicologica della persona. Adesso pian piano si stanno aggiungendo nuovi sensori molto interessanti come visori con l'eye tracking interno, quindi la possibilità di misurare e di tracciare il movimento degli occhi che ha un potenziale straordinario, ma anche l'elettroencefalogramma, quindi EEG, che può essere integrato all'interno del casco, del visore, per valutare qual è la risposta cerebrale alla percezione sensoriale in realtà virtuale. Quindi effettivamente la sensoristica si svilupperà tantissimo nel prossimo periodo. Valeria Verna, che ti seguirà nei prossimi webinar, nel senso che il suo webinar dovrebbe essere il 5 giugno, io saluto. Sarebbe bello creare delle scene di vita quotidiana per la riabilitazione del neglect. Confermo, perché l'ho provato, che le sensazioni sono reali. Sulle montagne russe ho avvertito un fortissimo senso di nausea. Assolutamente, quella è l'esperienza che facciamo vedere alle persone quando dicono che tanto loro sanno che non è reale. Ma io ti dico, guarda, ne abbiamo parlato l'altra volta nell'altro webinar, dividiamo magari qua al beneficio di chi ci sta ascoltando adesso. Ci siamo incontrati a Torino, quindi in piazza Vittorio, una piazza gigantesca, un sacco di gente, un sacco di casino. Lui aveva l'Oculus dietro e ha detto: fammi fare un giro su questo Oculus. E facendo, diciamo, mente locale, sapevo benissimo che ero su una panchina, sapevo benissimo che stavo parlando con Valentino, non sono un soggetto influenzabile, l'ho sempre pensato e ho detto: vabbè, voglio dire, facciamoci questo videogioco, facciamo questa esperienza. Effettivamente, quando la montagna russa è andata verso il basso, io ho avuto la sensazione di vuoto. E questo mi ha fatto pensare, insomma, a quale poteva essere effettivamente il potere condizionante a livello magari anche autonomo, parasimpatico, della realtà virtuale. Cioè, di quale potenza, nonostante io sapessi benissimo il contesto, quindi non stavo vivendo un'esperienza immersiva, se la vogliamo definire così, comunque la sensazione di vuoto effettivamente l'ho percepita, cioè ho avuto la tentazione di rannicchiare le gambe. C'è una cosa che sottovalutiamo: il nostro cervello è flessibilissimo, dinamico, sempre in cambiamento, così come lo sono i nostri muscoli. I nostri muscoli si adattano allo stimolo meccanico e quindi crescono o meno. Per il cervello vale lo stesso. Il cervello, ogni singola percezione nuova che percepisce, effettivamente è uno stimolo ad adattarsi. Ora, quando andiamo in realtà virtuale, se percepiamo una fisica diversa da quella classica, io ad esempio ieri ho fatto un'esperienza di 0G, è una sorta di gioco in realtà virtuale per muoverti in una grande arena volando da un lato all'altro senza un riferimento di sopra, sotto, destra, sinistra, come se fossi nello spazio. Beh, per il cervello è un'esperienza nuova, il cervello è straordinario e si adatta subito a quella condizione. Quando togli il visore, tu rimani adattato a quella condizione. E quindi c'è bisogno di un po' di tempo successivo affinché il cervello si riadatti a quella che è la vita circostante, la realtà circostante. La realtà virtuale è una grande opportunità per studiare la dinamicità e la plasticità del nostro cervello. Perché appena offri una stimolazione, uno scenario diverso, entra in gioco la neuroplasticità che c'è naturale. Non la percepiamo nella vita di tutti i giorni, ma è così.
cose dovevi provare a pesare, te le ha dato qualche Magari. soddisfazione. No, no, mi sento molto più Oggi mi leggero. sento leggera. Esattamente. Senti, domanda che diciamo l'ultima e poi dopo ti lascio stare se non ce ne sono dal pubblico. Se sai o un pensiero, per esempio, su quello che può essere l'apprendimento sulla realtà virtuale, visto che comunque, diciamo, soprattutto nella parte medica c'è anche Nicola Marino che conosciamo, che comunque lui si occupa per il trial chirurgico, se non mi sbaglio. Di training operatorio, sì. Operatore. O non solo, anche un apprendimento, per esempio, infantile, cioè la parte di apprendimento, quanto secondo te è più efficace proprio per il discorso che facevi prima, cioè la capacità percettiva e l'esperienza poi effettiva che tu vai a sviluppare, e quanto per esempio in un training chirurgico questa cosa porta performance, perché io capito, posso immaginarmi, sì, magari fare esperienza di sutura in realtà virtuale, ma proprio trasportarla sul reale, comunque. Non mi sembra, cioè, la vedo una cosa che manca di un passaggio, però se tu hai dei Certo. dati su questo sarebbe interessante capire che, innanzitutto che ne pensi, se hai parlato anche con Nicola o con qualcuno, insomma, di Sì, questa roba. no, assolutamente. Nicola sta facendo un ottimo lavoro perché loro hanno, come dici tu, unito la parte di apprendimento sensoriale, visivo. Io vedo quello che faccio, ma lo faccio anche a livello di interazione nel mondo virtuale, con uno stimolo tattile. Ecco, se manca lo stimolo tattile finale, per esempio la manipolazione di uno strumento fine, no? Dal punto di vista del movimento, l'apprendimento, come dicevi tu, è incompleto. Sicuramente apprendere in realtà virtuale, siccome coinvolge la dimensione spaziale dell'apprendimento, io posso apprezzare la spazialità, la profondità di campo e fare quelle interazioni come se lo facessi nella vita reale. Questo è un circuito, un loop che rafforza l'apprendimento, migliora la memoria e magari c'è di mezzo anche uno stato emotivo gamificato per cui tu raggiungi un obiettivo e sei soddisfatto che l'hai raggiunto. Però se manca la componente tattile, quindi il fatto che tu effettivamente tocchi qualcosa e hai un feedback di ritorno, se manca quella parte, l'apprendimento è solo teorico. Quindi uno studente di medicina può imparare molto di più in realtà virtuale su un'operazione rispetto a che leggere semplicemente un libro. Dove il libro serve e ha una sua validità per altre cose, perché non sono due cose che si escludono, ma se devi passare da studente di medicina a professionista medico, allora lì c'è bisogno di fare quel jump, no? di quel passo in avanti con lo stimolo tattile, perché lì hai bisogno non solo di sapere a memoria cosa devi fare, la sequenza, no? La sequenza degli step, dei movimenti, ma devi anche apprezzare e far emergere nel tempo la finezza del movimento, ed è qualcosa che devi letteralmente fare, devi controconfermare con lo stimolo tattile. E loro hanno Immagino, fatto questo lavoro. esatto, immagino, capito, anche praticamente nell'apprendimento, ad esempio, anche banalmente anatomico, quanto sarebbe soddisfacente smontare un avambraccio in modo da avere la possibilità di ricordarsi tutti i muscoli dell'avambraccio, che è sempre una cosa odiosa. Hai voglia? Tanti Esatto. piccoli anni, tanti piccoli Frankenstein, capito? Esatto. Hai voglia a fare vari acronimi del mondo, ma non ce n'è. Se No, non ci infatti. sono altre domande, Vale, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Per tutti quanti mettiamo a disposizione sul nostro canale il webinar di Valentino. Se poi dopo magari ci risentiamo, Vale, in un secondo momento, chiaramente noi ci sentiamo per quello che abbiamo detto riguardo alla revisione degli articoli della Certo, prima certo. abituale di abilitazione. Diamo appuntamento a tutti il 5 con Valeria Verna, che ci ringrazia, noi la ringrazieremo anche Grazie, la prossima. Anzi, non, se Valeria, questa è una cosa che magari la prossima volta ne parliamo magari anche con Marco Tramontano, perché secondo me con Valentino si potrebbero fare anche dei discorsi da voi. Loro lavorano alla Fondazione Santa Lucia. Valeria, correggimi se sbaglio, se non dico fesserie. E diciamo, occupandosi di neuroriabilitazione potrebbe essere un match interessante. Cioè, secondo me, visto che voi comunque avete una certa esperienza, potrebbe essere un'occasione per creare un'ulteriore connessione per tutti. Va Certo, bene? noi, assolutamente sì. Grazie
Scrivendo volentieri, contattami se interessati. La volta prossima faccio io un po' da sensale. Quindi vi rigiro i vostri contatti uno all'altro in modo che magari qualche discorso si può anche portare avanti. Ringrazio ancora grazie. Valentino, buon venerdì sera. Mi raccomando, grazie. Attenzione, sembramenti virtuali li puoi fare. Grazie Marco, grazie a tutti e alla prossima. Ciao, buon fine settimana. Ciao. Ciao. Ciao.